Puntata di Viralissima, siamo ospiti dello spazio bellissimo, sontuoso del Teatro Comunale di Bologna. Dal vivo la Emilia Romagna Jazz Orchestra, una formazione diretta dal trombonista Roberto Rossi e dal sassofonista Piero Dorici, 12 elementi, 12 musicisti, il meglio della scena jazz dell'Emilia Romagna, insieme per una formazione che ricrea le atmosfere evocative, suggestive delle big band, con un repertorio che ripercorre la storia del jazz attraverso gli standard più famosi. Emilia Romagna Jazz Orchestra. Buonasera a tutti, grazie per essere qui al Teatro Comunale. Per noi è una grandissima emozione ritornare a suonare dopo tanto tempo che purtroppo non suoniamo più. E i primi concerti si sono cominciati a vedere proprio in questi giorni. Questa è la Emilia Romagna Jazz Orchestra. Io vi presento adesso i componenti uno a uno, partendo dalla ritmica e Stefano Paolini alla batteria. Grazie. Stefano Senni al contrabbasso, Marco Bovi alla chitarra, Filippo Galbiati al pianoforte, Giancarlo Giannini al trombone, Roberto Rossi al trombone, Davide Ghidoni alla tromba, Diego Frabetti alla tromba, Michele Vignali sax baritono, Canio Cossia sax alto, Barry Middleoff sax tenore. Io sono Piero Dorici, suono il sax tenore e il sax soprano. Grazie, grazie a tutti. E volevo ricordarvi che noi siamo qua anche grazie alla rassegna che l'Emilia Romagna, l'Associazione della Cultura dell'Emilia Romagna ha creato e si chiama Viralissima, proprio in barba a questo virus che purtroppo non ci permette di essere quanti vorremmo. Però teniamo duro e andiamo avanti e spero così anche voi continuate a sostenere la musica e tutto quello che succede. Ci rivediamo dopo, grazie mille, grazie. Questo brano è Take the Train di Duke Ellington, un brano famosissimo, arrangiato da Roberto Rossi. Thank you.
Io sono Piero Dorici, sono un musicista emiliano, nato in provincia di Bologna, che si avvicina alla musica molto piccola, a 9 anni, inizio suonando la tromba perché mio papà suonava la tromba, mio zio suonava la fisarmonica, perciò un po' in famiglia circolava musica. Suono la tromba per un anno, poi mi appassiono al sassofono in maniera virale, perché praticamente, non te lo so dire perché sai, 9-10 anni è difficile capire perché ti avvicina uno strumento, però rimasi affascinato da questo strumento. Da lì ho deciso di intraprendere la carriera del musicista professionista fin da bambino. Poi non sto a raccontare tutto perché sarebbe molto lunga. Però sono orgoglioso di presentare questa orchestra perché è un progetto a cui pensavo da molto tempo. Insieme a un mio amico fraterno, che è il trombonista Roberto Rossi, ne parlavamo già da tanto e sentivamo la mancanza di un'orchestra sulla città. Una volta c'era una big band, poi finì tutto. È una big band dove anch'io sono cresciuto, Roberto è cresciuto, perciò abbiamo sempre voluto portare avanti questo discorso, non avevamo riuscito ad avere la possibilità. L'orchestra si chiama Emilia Romagna Jazz Orchestra, chiaramente abbreviato, è composta da 12 elementi, partendo dalla batteria Stefano Paolini, che è il batterista fisso, Stefano Senni al contrabbasso e anche Paolo Ghetti, che è un altro contrabbassista di Forlì, sono più o meno loro che si scambiano, Filippo Galbiati, che è un giovane ragazzo, suona il pianoforte. Poi abbiamo Diego Frabetti, seconda tromba, Davide Ghidoni, prima tromba, Roberto Rossi, primo trombone, Giancarlo Giannini, trombone basso, Michele Vignali, sax baritono, Canio Coscia, sax alto, Baren Middelhoff, sax tenore e io suono sax soprano e sax tenore. Quello che ci motiva e che tiene insieme i musicisti tra loro, prima di tutto, è la passione per questa musica. E poi il fatto che non ci sia molta possibilità di suonare in orchestra, perché è veramente un altro concetto. Perciò devi suonare in orchestra è un po' come ricominciare quasi a suonare da capo, perché rispettare certe dinamiche, cercare un suono, il fatto che ci siano musicisti diversi, di età anche diverse, è molto importante perché in qualche modo riesce a creare un suono, un insieme che ha un suo suono alla fine. La cosa principale dell'orchestra è proprio il sound che deve trasmettere, no? Perciò bisogna lavorare molto su quello, perché i solisti sono tutti bravi solisti, quelli che abbiamo noi. E di solito le orchestre in realtà sono pochi bravi solisti, però suonano benissimo insieme. E noi quello che vogliamo imparare a fare, diciamo che è proprio quello di suonare insieme in un certo contesto.
grazie Martha Sprice.
Noi abbiamo avuto diversi ospiti nell'orchestra, anche grandi musicisti che sono venuti e che hanno fatto gli ospiti con la nostra orchestra. Il progetto è anche quello di portarla avanti e, specialmente quando ci sono i grandi jazzisti americani di passaggio, invitarli ospiti nell'orchestra, magari proprio montando dei brani loro, per il modo che diventa sì, un esperimento sempre, capito? E così cresce molto anche il musicista. C'è stato Eric Reed, che è un grandissimo pianista di Los Angeles, che è stato ospite, Desron Douglas, il batterista della Village Vanguard Big Band, Andy Watson, Jim Rotondi. Poi ne avevamo in programma parecchi, Vincent Terry avevamo in programma per marzo, però purtroppo ci siamo dovuti fermare a causa di questo disastro, ma adesso riprenderemo. La nostra città lo sappiamo che è una tradizione dagli anni 50, qua sono veramente passati tutti, su Bologna sono passati tutti. Io non li ho visti tutti purtroppo, ma ne ho visti tantissimi sulla nostra città. In più l'Emilia Romagna è veramente, ci sono tanti talenti che vanno canalizzati in qualche modo, perché purtroppo sono un po' sparsi di qua e di là, no? E andrebbero canalizzati, però ci sono veramente tanti talenti, è una terra votata al jazz, non mi chiedere perché, ma io che abitavo sulle montagne di Bologna mi sono appassionato di jazz a 12-13 anni, per dirti, non c'era nessuno di me che suonava jazz, no? Non è una musica, vedevo la televisione di Ziggy Gillespie, chi sono questi, Dexter Gordon su Rai 3, sa che la notte facevano, e mi sono appassionato. Poi qui devo dire che su Bologna abbiamo avuto tanti personaggi che sono stati importanti per il jazz, sono passati tantissimi musicisti e sono cresciuti tanti musicisti, perciò io penso che sia una regione, poi siamo fortunati perché comunque abbiamo una regione produttiva che produce. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.